Nell'ambito della lotta alla resistenza da parte dei microbi agli antibiotici, oggi si cerca di utilizzarli con un maggior buon senso. Ossia, l'antibiotico va utilizzato quando c'è necessità, ossia per le infezioni di tipo microbico e non per esempio quelle di tipo virale, e quando viene utilizzato a dosaggio sufficiente e per il tempo necessario. Non basta che cessi la febbre perché uno cessa pure l'antibiotico. L'antibiotico va mantenuto ancora almeno un paio di giorni. Quindi questi sono dei criteri, diciamo, logici che possono permettere di utilizzare inutilmente, diciamo, l'antibiotico per rendere resistente i microbi. Alcune considerazioni sulla sfortuna accademica di Vincenzo Tiberio. Con un sorriso mi sia consentito esprimere qui la mia trepidazione per la recente commemorazione di Vincenzo Tiberio, la cui scoperta del potente battericida della penicillina, avvenuta ben 35 anni prima dell'analoga scoperta fatta da Fleming, rischia di eclissare la gloria di colui che è stato il mio mentore. Un Fleming al pari di Tiberio certamente geniale, ma che ha avuto la fortuna di scoprire la penicillina nella prestigiosa Università di Londra, venendo subito dopo accolto nell'esclusivo Medical Research Club. Una fulminea carriera che si direbbe non caratterizzi il mondo scientifico ed accademico italiano da sempre, costellato talmente da tante asfittiche baronie e carenze di fondi da costringere le nostre migliori intelligenze ad emigrare. Ma queste considerazioni, già dette innumerevoli volte, sono diventate ovvietà. Meglio soffermarsi su un aspetto della ricerca scientifica: il suo rapporto con il mercato. Nel caso della penicillina, ai suoi albori, data l'elevata idrosolubilità della molecola, si distribuiva male nell'organismo ed occorrevano continue iniezioni di questa sostanza, difficile da produrre in quantità industriale. In altre parole, la penicillina, peraltro presente nella farmacopea empirica popolare, rischiava di essere un farmaco costoso e di scarsa efficacia se non fosse intervenuta nel dicembre 1941 l'entrata in guerra degli Stati Uniti e quindi il più grande sforzo scientifico, secondo solo al Manhattan Project, per ottenere penicillina da distribuire ai militari. Già nel gennaio del 1942 la penicillina era considerata un'arma segreta alla cui produzione lavorarono, diretti dall'Office of Scientific Research and Development, OSRD, voluto dal presidente Roosevelt, 15.000 ricercatori e 200 università con un budget di 25 milioni di dollari. I risultati non si fecero attendere. Nel giugno del 1943 furono prodotti 425 milioni di unità di penicillina. Nel primo anno di produzione su larga scala, la penicillina venne fornita solo all'esercito USA e a quello inglese, per poi essere elargita ad alcuni ospedali civili americani, ma utilizzata per i casi più gravi. Dal 1945 furono tolte le restrizioni e la penicillina fece il suo ingresso ufficiale nel mercato, anche se la metà di tutta la produzione era in mano alla Pfizer. Il monopolio della produzione della penicillina e quindi la sua produzione di massa fu infranto solamente negli anni 50 grazie al chimico John Shion, che riuscì a formare un laboratorio ed in laboratorio l'anello beta-lattamico. Questo rapido excursus credo possa permetterci una considerazione: non è la genialità del ricercatore a garantire il successo di una scoperta scientifica, ma è il mercato. Di quanti altri Vincenzo Tiberio sono popolati oggi i nostri laboratori e le nostre università? Perché non riescono a mettere il loro talento a disposizione dell'umanità? Mi capita spesso di curiosare tra la letteratura scientifica o più banalmente su internet e resto allibito nel constatare quante geniali scoperte restino inutilizzate o peggio imprigionate tra i brevetti di qualche multinazionale perché oggi non ancora hanno mercato. E mi capita allora di pensare amaramente cosa potrebbe davvero fare la scienza il giorno che sarà liberata dalle catene del profitto.